ritrovandomi sui luoghi dove tutto è successo, possa aiutarmi a schiarirmi le idee. Argomento: Vescovi di Ventimiglia. Dal 1422 al 1452 fu alla direzione della diocesi Ottobono de Bellonis. Un monaco di Valenza, Mitema Caparbio, che zelava la restaurazione del culto. È lui che nel 1423 ordina l'abbattimento degli olmi davanti alla cattedrale. Allora la piazza della cattedrale era fulcro della vita religiosa e politica della città. Girolamo Rossi, nel suo libro su Ventimiglia, specifica: su questa piazza sorgevano olmi sotto cui i notai redigevano i loro atti. Nei pressi vi era la contrada Friseti. Che nome? Il termine Friseti gli deriva per essere stata contrada della corporazione dei Sarti, in quell'epoca intenti ad accessoriare gli abiti con grandi quantità di nastri e nastrini. Ah già, Friseti, nastrini. Senti, ma il nome, in senso dispregiativo, veniva usato anche per indicare le abitazioni del malaffare d'allora, in quanto un nastro rosso tra i capelli che cadeva sulla spalla evidenziava le prostitute del tempo. Quindi le allegre donnine avrebbero potuto abitare in contrada Friseti, e mai nome sarebbe stato più appropriato. Addirittura, la notte, le evanescenti ombre prodotte dagli olmi potevano proteggere i loschi incontri. Però, dunque, bando alle ipotesi, torniamo ai fatti. Ai canonici non piacevano questi olmi per svariati motivi. Notaio, visionata la zona, come vi dicevo, per richiesta del vescovo de Bellonis devo far abbattere quegli olmi, secolari e impetuosi, solo perché si sente odore di guano e il canto degli uccelli infastidisce le preghiere in chiesa. Ogni desiderio del vescovo deve essere eseguito. Ma sappiamo bene perché vuole farli tagliare, non gli piace vedere quelle donne e quegli uomini girare nel boschetto. Certo,
nella petizione parlavano di etamaia maleodorante e di fastidioso brusio di uccelli, ma sicuramente per la chiesa inquisitrice del tempo questi olmi dovevano rappresentare il male, l'eresia, il peccato, ma per il popolo erano un simbolo lasciato dagli antenati ed anche un luogo di ritrovo, quindi... Costa, Costa, eccomi. Dimmi, cosa succede? Da quello che diceva il signor Conte a notare, dovrebbero tagliare gli alberi del boschetto. Dobbiamo impedirlo. Sì. Ne avevo sentito parlare dal sensale. È stata una richiesta del vescovo del Bellonis. Sentito. Gli uccelli infastidiscono, fanno rumore e puzza. Incredibile. E gli uomini sono la loro casa. Altro che uccelli. Sappiamo tutti cosa vuole Sua Eccellenza. Vuole toglierci la libertà dei nostri incontri. Miserabile, ma come agire per fermarlo? Dobbiamo andare a vedere cosa fanno. Non posso crederci. Dobbiamo impedirlo un tale scempio. Presto, andiamo. Naturalmente a nulla servirono le voci contrarie, i due imponenti olmi furono abbattuti. Non deve essere stato facile per la gente di Ventimiglia osservare impotenti questo danno. I prelati, giunti sul luogo del disfatto, per gioire della vittoria ottenuta, dovettero fronteggiare un corteo di rivoltosi, con a capo Costa, sardo di spirito impetuoso, pronto a tutto per difendere gli amati olmi. Ma dai, un ecologista dell'epoca, fantastico! Bene, la parte bassa è stata pulita. Ora vediamo come è stato ridotto l'ultimo tronco. Eccellenza, il vostro desiderio è stato esaudito. Ora, come può sentire, il silenzio per le nostre preghiere è una realtà. Bene, molto bene. Prego, buon uomo, ci mostri il risultato del suo lavoro per la volontà di nostro Signore. Ah, ben fatto. L'ultima traccia del malodore e del peccato. Ecco, guardate, immagino già la soddisfazione viva negli occhi del vescovo. Il distruttore è un simbolo della nostra città. Eccellenza, ecco le voltosi, quelle che più frequentavano il boschetto. Non sono sicuro che abbiate agito in nome del Signore. Questi uomini erano loro doni per dare ristoro a noi e a quelle povere creature, oggi orfane della loro dimora. Bene, ci avete tolto il fresco dei rami e il canto degli uccelli. Voi non sapete quello che dite. Questo, oltre che essere malodore, era diventato anche luogo di peccato. Con questa operazione noi abbiamo ridato silenzio, profumo e decoro a un luogo destinato alla preghiera. Noi qui continueremo ad esserci. Saranno le nostre case e le nostre botteghe. Bravo! Attenzione che anche voi non facciate la fine di quei tronchi. E noi saremo qui ad aspettare l'accia della chiesa. Eccellenza! Che quest'uomo venga scomunicato e che venga resa nota la santa sede dell'oltraggio in corso a uno dei suoi pastori. Che venga escluso dalle comunioni dei fedeli e venga privato dei diritti di quello che è la comunione dei fedeli. Ipso facto! No! Dopo tutte le travestie, Costa si ritrovò anche senza casa, a causa di una scossa di terremoto che l'ha resa un ammasso di macerie, cosicché anche lui pensò ad un castigo del cielo. E i poveri olmi, nel 1425, dopo varie petizioni del popolo, vennero ripiantati nella corte antistante la chiesa, per ridare alla piazza l'antico splendore, con i tolti alberi voluti dai nostri antenati. Ora forse il fatto è più chiaro, ma si sta facendo tardi ed è meglio rientrare a casa. Ciao piazza, memoria della nostra grande storia.